vede che proprio questo è il mio gioco, raga. Mamma mia, col link che arriva subito all'inizio. Beh, bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui ritornati con l'ultimo update, l'ultima patch, se vogliamo dire, di Mario Kart 8 Deluxe. Hanno lasciato le ultime due mappe e così si va a concludere tutto il set del DLC. Mamma mia, raga, ci sono stati tantissimi aggiornamenti, farò un piccolo riassunto nel frattempo che gioco. Ma mi raccomando, raga, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like. Mamma mia, che odio dirlo, da un lato mi dispiace, ma siamo agli ultimi episodi di questo bellissimo gioco, nell'ambito gameplay, se vogliamo dirlo così. Comunque, ragazzi, che cosa hanno aggiunto? Hanno aggiunto un botto di roba, soprattutto per quanto riguarda la modalità online. Hanno aggiunto che adesso per entrare nei gruppi tra gli amici c'è un ID e non il nome dell'amico, eccetera eccetera, che da un lato può ritornare utile, mentre ragazzi qui abbiamo la modalità musica, che voi potete giocare a tutte le mappe con la musica, quando ho capito, del gioco, in modo, cioè è figo, non lo so, non l'ho mai provata, però questo è quello che mi è stato detto, con l'audio originale della musica. Comunque, lasciando stare questo, ragazzi, oggi andiamo a fare la penultima, se vogliamo dire, la penultima mappa di questo fantastico gioco. Ma prima di iniziare io vi chiedo di lasciare un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, raga, un po' mi dolo il cuore a dirlo, raga, però mamma mia, siamo qui con l'ultimo DLC. Allora ragazzi, ovviamente giocheremo un 150cc e signori, sono stati aggiunti non due ma ben quattro nuovi personaggi, tra cui Panchette, Peachette, che non ha assolutamente senso perché è la di New Super Mario Bros, raga, e poi ha detto ma lasciamo perdere, non ha senso, vabbè, ma comunque, cioè solo perché non l'abbiamo usata nel gioco reale la mettono qui, vabbè, ma comunque. Per quanto riguarda i Mii, qualsiasi Mii voi scegliete, sono stati aggiunti un bel po' di roba, tra cui questo, il blocco cubo, e man mano che andate avanti, ragazzi, avete già tutto sbloccato, avete capito bene, tutto. Un bel po' di roba aggiuntiva che è veramente molto molto figa, raga. Naturalmente i vecchi amiibo li dovete fare voi. Io, come potete vedere, qui ci sono tutti gli amiibo che voi potete utilizzare. Io ne ho utilizzati solamente due, ma gli altri sono in più. Questa è anche un'altra di quelle novità che, a parere mio, sono molto molto fighe. Allora, ragazzi, oltre ai Mii abbiamo Pauline, direttamente da Super Mario Odyssey. E ragazzi, poi abbiamo la della famiglia Kong, Diddy Kong, mamma mia. E anche, raga, il mitico e assoluto amato da coloro che giocavano a Mario Kart Wii, Funky Kong. Mamma mia, raga, e naturalmente, come avete anche sicuramente visto dalla copertina, andremo a giocare con lui. E ovviamente, raga, se dobbiamo giocare con Funky Kong, dobbiamo mettere per forza una moto, per forza, perché altrimenti che giocatore di Wii sono, che non ho mai giocato, devo essere sincero. Però per chi non lo sapesse, Funky Kong, ancora bravo bro, Funky Kong, raga, è il personaggio più scelto, se vogliamo dirlo così, suona malissimo, su Mario Kart Wii, anche perché aveva le migliori caratteristiche, soprattutto con la moto, eccetera eccetera. Vabbè, comunque, lasciando stare ste cazzate, ragazzi, oggi andiamo a giocare il trofeo Ghianda. E se voi sapete benissimo, tutte le altre mappe, sì, non le ho tristellate, mi dispiace. Sì, se non le ho tristellate, ragazzi, ci sarà un motivo. Soprattutto forse perché ho avuto sfiga, ma proprio sfiga. Si vede come se ho avuto sfiga. Vabbè, raga, speriamo di non fare cagate anche quest'oggi. Basta, andiamo a giocare al trofeo Ghianda. Let's go!
Leo Ghianna, Roma Romantica, direttamente come al solito, come prima o come ogni prima mappa, da Mario Kart Tour. Prima corsa, mamma mia raga, siamo con Funky Kong, non ho mai giocato con lui, sono veramente in hype. Perfetto, già partiamo male, sì, non entro da tantissimo tempo, quindi allora cerchiamo di non fare cagate. Allora, vediamo. Ah raga, a quanto pare, quando sto vedendo, si entra direttamente nel Colosseo. Non sono mai stato a Roma, ma è una delle mie tappe che potrò visitare, essendo che come ho fatto a subire danno. Vabbè, comunque, essendo che gioco in casa, cerchiamo di giocare bene. C'è l'Arco di Trionfo, in teoria lì si può anche scorciare. Può darsi raga che perderò qualche altra scorciatoia. C'è Donkey Kong, che a quanto so è o mio fratello o mio cugino, su Donkey Kong Country, eccetera eccetera. Comunque, allora, beh, cerchiamo di non fare cagate e andiamo subito in prima posizione con il nostro Funky Kong. Allora, magari cerchiamo di vederci qualcosina. Scusi, lei che cosa ci fa qua? Aiuto. Donkey Kong schifoso. Beh raga, raga, cioè io proverò a giocare il meglio che posso, ma capite che se a me va di sfiga, va di sfiga. Allora, cerchiamo di... Non conosco la mappa, magari qualche freccia sarebbe stata utile. Allora, mamma mia, quarta posizione, già stiamo facendo veramente schifo. Cerchiamo di recuperare, forza. Sarà una bella curva come si deve. Funky Kong ritorna subito in prima posizione. Allora, andiamo nuovamente qui, c'è la fontana, e cerchiamo di ritornare in prima posizione. Raga, vi giuro, mi stanno sudando le mani perché sto giocando con il mini controller. A parte gioco con i Joy-Con, anche perché se giocassi con il gamepad dovrei fare un casino. Siamo dentro il Colosseo. Mamma mia, quanto incazzati che adegnaci. E siccome non ho voglia di riprendere il controller, anche perché dovrei riposarlo e dovrei fare un casino per fare tutto, maledetto bu. Allora, no, no, veloce, 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 ho detto veloce, vaffanculo. No, la banana, no, non ci credo. Vabbè raga, vaffanculo. Ormai chi mi guarda da questa serie già capisce bene per bene quanto io sia sfigato. Quando io sia sfigato, raga, tutti. Vabbè, la farfalla, vabbè. Prossima mappa, signori. Prossima mappa. Montagne di Donkey Kong. Trofeo Ghianna. Direttamente dalla Game Boy, se non sbaglio. GCN, non mi sto ricordando benissimo. Forse Super. No, neanche. No, Double De. No, neanche. Non lo so, non mi sto ricordando. Sono un po' indietro, devo dire la verità, sono molto indietro. Anche perché tutti questi mesi che passano non stanno sempre aggiornati. Vabbè, andiamo signori. Mamma mia, si va? Si va, stavo dicendo, direttamente nella montagna. Allora, adesso mi avete fatto veramente sembrare. No raga, nuovo personaggio e non nessuno si deve permettere di ostacolarmi. Allora, iniziamo subito. Ah, qualcuno, benissimo, andiamo avanti. Allora, benissimo, bella curva signori. Direi di prendere anche il doppio, funziona ai massi. E si passa subito in prima posizione. La procura il guscio rosso. E adesso, let's go, mamma mia, presa benissimo, bellissimo. Ok, bello, bello. Ok raga, allora vediamo un po'. Abbiamo un doppio, sicuramente no. Però intanto ho preso qualcuno e ci può anche stare. Andiamo raga, devo impegnarmi. Ormai mi sono giocato le tre stelle, ma cerchiamo di fare almeno un'ottima figura. Allora, con le altre mappe, qualcuno al doppio. Ok, andiamo e andiamo. Un'altra bomba.
benissimo. Ok, allora scendiamo da queste parte. Qui c'è un pallottolo Bill, volare, belle, belle raga queste curve. Bellissime da fare con una moto. Attenzione, Massi. Ok, ci siamo signori, mamma mia. Qui non è senso, ma queste curve bene per bene. Ok raga, si ritorna nuovamente e al prima posizione, al terzo posto, ultimo giro. Team Companion. Ok, vabbè. Figo. Let's go! La musica, la soundtrack di questa mappa, devo dire, è molto bella. Ma come al solito, altra bomba! Vediamo di non farci ostacolare, raga. Benissimo. Non prendete quei cosi di lato, raga, perché vi fanno perdere troppo tempo, fidatevi. Maledetti a voi che mettete queste banane, anzi ho fatto bene a prenderla. Non mi dovete rompere. Uscio blu all'ultimo giro. Non mi dovete rompere. Raga! Miseria! Ma vi sembra. Vabbè. Andiamo. Va bene, raga. Signori! Voi lo vedete quanto io sia sfortunato. Cioè, il guscio blu, io la chiamo la farfalla, raga, per chi mi segue da tempo sa di che cosa parlo. Però, raga, non è possibile. Un altro guscio blu, un guscio rosso e lo paro. Un altro guscio rosso, non lo posso parare. Cioè, signori, cioè, potrebbe sembrare un video lamentela, però vabbè. Trofeo ghianda, circuito di Daisy, direttamente da Mario Kart Wii. Non ho mai visto questo circuito su Mario Kart Wii, forse è un voto di memoria, forse è cambiato un bel po', non lo so, ma comunque, Mario, tu avrai una vendetta che non hai idea. Allora, toglietevi, sta passando Funky Kong. Allora, Funky Kong, tu togliti immediatamente con quel guscio, perché altrimenti, addirittura il marciapiede mi rallenta. Cioè io non ho parole, allora devo prendere qualche moneta perché altrimenti vado lentissimo. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Ciao ragazzi, come fa a esserci già una banana lì? Allora, ok Mario, a quanto pare hai fatto una brutta fine. Scusami. Forza. Ok. Meno male che l'ho utilizzato, raga, perché mi sta arrivando un guscio. Guarda che schifo, mi ha fottuto il dado. Io vi giuro, no? Cioè vabbè, mi stava prendendo nuovamente il dado del guscio. Meno male che avevo l'immunità. Allora, cioè, un video veramente bellissimo, ma proprio figo a concludere la serie di Mario Kart, il gameplay, veramente bellissimo. Con tutto. Se c'ho tre banane. Vabbè raga, c'è la possibilità, è bassissima. Altri gusci che mi arrivano, ma questo è un classico. Io che sbaglio non prendo un doppio, benissimo. Vedete signora, a me dispiace che voi sentiate questo numero di urla, per raga, non so, da un lato mi potete anche fare una risata. Comunque, eccolo qua, terzo giro, mi stavo chiedendo dov'era raga, perché non l'avevo trovato, eccolo qua, benissimo. Allora, già quello c'è il guscio rosso, benissimo, perché tutto dietro. Forza Funky, attenzione raga, andiamo da questa parte, perché non capisce niente. Ok, benissimo. E let's go. Cerchiamo di prendere un po' di monete, anche perché andiamo lenti altrimenti. Perché lo sapesse, se voi avete 10 monete rispetto a 0, andate molto più veloci. Neanche si nota. No, fidatevi. No! Veloce! Tutto c'era raga, tutto, gusci rossi, gusci blu, ma pappaculo! L'ho vinto io! Mamma mia, raga! Cioè vedete come l'hanno tutti con me, ce l'hanno tutti
con me. Raga, lasciate un bel like per favore, perché io non riesco a sopportare più queste farfalle. Comunque, prossima corsa. Trofeo Ghianda, Cala Ghianda Piranha. Questa è una nuova mappa direttamente da Mario Kart 8 Deluxe, raga. Quindi staremo a vedere. Ultima corsa. Mamma mia, sono già quasi 30 e 17 minuti di insulti. E verrà, è assurdo. Comunque un'altra cosa che hanno aggiunto nella patch, l'ultima patch di Mario Kart. Mamma mia, come volo! Come ho fatto a non prendere una medaglia? È stato che neanche nella modalità online. Adesso. Cosa? Vabbè, lasciamo bene. Nella modalità online, raga, penso anche nelle partite classiche del Gran Premio. Se poi, propositamente, ce lo fate apposta, che andate indietro per prendere gli oggetti migliori alla fine, il gioco non ve li dà. Anche perché, se andate indietro, lo sapete benissimo che alle ultime posizioni vi danno gli oggetti overpower. E credo che come cosa possa anche essere utile. Boom! Prenditi il doppio! Benissimo, Funky Kong passa in prima posizione. Sbrighiamoci immediatamente perché già abbiamo tutti che ci stanno inseguendo. A prenderci di bastonate fortissime. Forza Funky, io non ho neanche fatto il borsellino, aiuto, il portafoglio pieno di soldi. Devo sbrigarmi anche per le monete, altrimenti vado sempre lento. Ok, il percorso cambia. Non so se dire bene, ma dovremmo vedere, raga. Allora, sì, sopra c'era un passaggio, ma dettaglio. Non credo avesse dato vantaggio. Comunque, bene. Allora, direi di prendere così. Attenzione al swamp. Benissimo, mi hanno fregato tutto. Ok, qui non devo andare. Devo girare nuovamente. Signore, ora eccoci qua. Vediamo come al solito l'inferno dietro. Funky Kong, ma io dico... Vabbè, andiamo. Non è successo niente, ragazzi, state tranquilli. Solo per fargli prendere un po' di vantaggio. Cosa sarebbe successo se io fossi in auto? Ecco cosa sarebbe. Avrei avuto molto più vantaggio. Vabbè, vi dovete levare tutti. Allora, cerchiamo di... Non c'è neanche un dato. Oh, vaffanculo. Naturalmente mi dà super class, nonostante lui sia davanti a me. Ovvio, e vabbè, normale, certo. Vaffanculo. Veloce. Certo, ma come? Vabbè, raga. Il guscio rosso, il guscio qua sta arrivando. Prego, spazio a tutti. Raga, stavolta, mamma, vabbè, ha già tragliato il traguardo, ma che cosa è successo? Vabbè. Signori, a me dispiace che il video vada così. Mi dispiace tantissimo, io non ci posso fare niente. Bene, spero che almeno vi fate una risata per tutto quanto io possa essere sfigato. Che mi arrivano di tutto, mi arriva di tutto. Signori, andiamo ai risultati. Mamma mia, ve lo giuro. Cioè, lasciate un bel like per tutti gli insulti che sto buttando, perché veramente, cioè, fatemi calmare con un like, raga, perché veramente tutte queste cose di sfiga. Allora, ed eccoci qua, raga, il trofeo Ghianda. Sì, se non voglio, sì, già mi sono dimenticato tutto, vabbè. Allora, naturalmente, chissà come mi prendono, vabbè, Mario passa sempre avanti. Secondo, primo e quarto posto, veramente fatto cacare. Signori, non ci posso fare nulla. La farfalla, il guscio rosso, è vero che il gioco mi prende pure per il culo. Trofeo Ghianda, esatto, il gioco mi prende pure per il culo, dove dice, guarda, adesso ti faccio vedere tutti i momenti dove hai sofferto. Vabbè, ma comunque, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Siamo arrivati secondi, mannaggia a loro. Ma non vi preoccupate, nel prossimo episodio cercheremo di andare molto meglio. Vabbè, raga, ma non è una questione mia che io gioco io male, proprio è la sfiga. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se dovete, mi raccomando, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo un prossimo video. Dal prossimo di quartiere, come al solito, è tutto. Bello.